titoli del TG La 7, quello che noi chiamiamo il chroma key dietro Rico Mentana, che poi è un fondale verde, ci permette di amarlo ancora di più oggi perché è molto brillantante, cioè è partecipio presente o passato? Perché, brillantante, sì. Sì, è brillantante, brillantante, ma però è stato brillantato. L'ho coprato io per la mia... Sì, la, però quando uno dice è stato brillantato, quindi, sì. Cioè la truccatrice lo sì. ha brillantato. Lo ha brillantato, sì. Lo spennellano prima della, sì. della cosa, spennellano con dell'argent. Così sì. E lui no, perché, aspetta, così è ambiguo, che lo spennella con dell'argent sembra che gli danno un po' sì. di quattrini prima di andare in onda. Albero di Natale, no. Ogni tanto sbaglio e danno anche del Brill qui davanti, sì. E allora sta male perché c'è sto ciuffo nero che non è, sì, 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 sì. Ma il Brill, no? Di che colore è nero brillante, quindi sempre brillante, perché il Brill grigio c'è, perché lui aveva i capelli grigi brillanti, sì. Oggi Beppe, ma ti rendi conto che cazzo di discorsi facciamo in questa radio? Una cosa incredibile. Allora lui ha bisogno. Sì, un... non l'abbiamo neanche presentato. È radio manicomio anche. Sì, sì, radio sì, radio. È la cosa. Cioè. Comunque, innanzitutto, buonasera sì. a tutti gli ascoltatori. Sei venuto ospite di due imbecilli, capito? Di due no, imbecilli. Ma uno lo conosco da 40 sì, anni. Da 40 anni, sì. Purtroppo. E l'altro sì. invece lo conosco adesso. Ci conosciamo ora. Però sì. abbiamo il comune la barba. Ecco, sì. questo mi sembra già qualcosa. Devi sapere Beppe Chierici, perché di lui si tratta. Buonasera. Innanzitutto Pigi. Benvenuto Beppe Chierici. Pigi è un bravissimo cantautore, anche un bravissimo cantautore, ma proprio bravo. Io sono un cantautore da rottamare. Beh, che c'entra, tu sei un personaggio, tu sei un grande personaggio della storia, e così io stasera ti presenterò all'Arciliuto. Siamo qua per raccontare, insomma, anche raccontare. Questa storia, e dopo, nell'ultima parte di Rodeo, abbiamo proprio tutto il tempo, sì. Anche la calma per farlo, insomma. Sì. In due parole, Beppe Chierici nella Roma degli anni 70 era un grossissimo personaggio. Perché insieme, tra l'altro, a Duilio Del Prete, Ernesto Bassignano e Pierangelo Civera era... E non dimenticare tua sorella. Mia sorella, era quattro piemontesi, in realtà loro erano piemontesi veri, io ero spurio perché ero nato a Roma, ero venuto, ha emigrato là e tornato indietro in fretta, perché alcuni di sì, ormai sulla... lo sappiamo benissimo. Lui non trovare sempre il modo di parlare solo di te, anche in questo caso. Lui era arrivato a fare la bohème insieme a Duilio sì. Del Prete, sono diventati famosi tutti e due. Duilio perché cantava Jacques Brel, faceva sì. il cabaret con Edmond Daldini, faceva teatro. Lui abitava in Via dell'Orso e mi hanno ospitato, perché io arrivando da Cuneo non sapevo cazzo andare. Dove tu hai fatto tra l'altro una bellissima intervista che conservo tra i miei ricordi più... Ma va? Ma certo, caro. A chi? A me, ed era una mezza pagina di Paese Sera. Di Paese Sera. Ma gli anni dopo, già dopo, non ero... Io parlo di quando sono tornato a Roma da ragazzetto, in Senza Arte Né Parte, con Duilio che mi insegnava i primi accordi di chitarra. Poi sono diventato il critico musicale di Paese Sera, e vabbè. Ma io voglio dire che nel 68, credo, sì. o nel 69... Il primo spettacolo per cui ho fatto, diciamo, una... Stai parlando di te? Sì, una sì. scenografia, 50.000 lire, sì. è stato Desi come folklore, e Beppe come Brassens. Teatro sì. La Ringhiera, sì. regia di Ida Bassiano e Gianfranco Vareto, folla così, perché in quel momento lì Desi, la sua compagna, era una grandissima cantante, cantautrice, sì. personaggio, contratto immensa, era. Immensa, perché sapeva anche la musica, fischiava, anche... ma sapeva la musica da maestro, sì. da maestro. Beppe vuole aggiungere qualcosa? No, non ha avuto il successo che sì. meritava, insomma. È era, vero. Era veramente straordinaria, e poi insieme facciamo questa coppia, lei che cantava... così proprio divinamente bene, io con la mia vociaccia di cantatore che è una definizione che amo molto, perché sono un cantatore. Lui in realtà è sempre stato più attore, per chi ci sta guardando, sì. oltre che ascoltando su Radio Città Futura e sulle altre radio, insomma, come sempre Firenze, Bari, eccetera. Per chi ci sta guardando anche al canale 641 del digitale terrestre, avrà già notato che con sé il buon Beppe ha uno strumento meraviglioso che sì, fra poco farà, diciamo... E vi spiego perché. È uno strumento da giullare. La cosa che non ho ancora detto, che è la cosa più importante, è che lui era in Francia amico, niente po' di meno che, sono un coglione perché ho lasciato il libro a casa, se no avremmo postato le fotografie anche in televisione. Sì, ma siccome sei un... Sì, un coglione. Ecco, sono non un coglione. Dico, no, ma voglio dirlo. Non ci fa rosicare di tutto quello che abbiamo perso. C'erano le foto mentre lui... Fai finta. È un certo Georges Brassens. Ho sì. detto Georges Brassens. La S finale secondo me non... Brassens. Sì, ci vuole. Sì, sì, Brassens. Perché era di padre belga e si dice Brassens. Ma pacche, sono un coglione io. Sì, sei un coglione. Lui ha tradotto... un centinaio. Sì, io. Esattamente, sì. Ed è stato prima di Svampa. Lui ha tradotto tutto Brassens per tutti gli italiani. In italiano, sì. Capito? Nanni ha fatto i suoi capolavori, li ha fatti in milanese, ma
diciamo in italiano, anzi devo dire una cosa, ho ceduto perché avrei dovuto registrarla io, ma mi fu detto che Fabrizio De André avrebbe avuto piacere di registrarla e gli ho ceduto di fare il gorilla, che io ho Ecco. tradotto, e di fare anche un'altra canzone che era Morire per delle idee. Sono contento perché in fondo tutto questo l'ho fatto per amore di Brassens e non per amore di Certo, Beppe tra l'altro Chiesi. Duilio traduceva Jacques Brel, pensa che Sì. due amici che ho avuto, cioè uno amico di Jacques Brel e l'altro amico di Georges Poi ci Brassens. spiegherai anche cosa vuol dire ospitare in casa Bassignano, tra le altre Sì, cose che non penso sia facile. ero uno. No, ma è una. No, ma perdono tutto a Tinin. Eccolo, Tinin, 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 è uscito il tuo soprannome. C'è la pubblicità ormai da ore, ma ci Sì. siamo insomma, un po' La dimenticati. mandiamo in onda Diamo la pubblicità, subito e dopo. poi sentirete Brassens tradotto da Beppe Dal Come si Divo con chiama la questo strumento? arpetta. Questo strumento è una piccola arpa portatile, proprio da giullare, quale io sono. Piccola arpa portatile. Eh sì, ed è uno strumento molto antico. Io è stato inventato in Germania nel 700, poi è scomparso. E un liutaio americano l'ha ripreso e l'ha rifatto. E siccome io ho avuto, come tutti quelli da rottamare, una deformazione alle dita della mano, eccetera, l'unico strumento che posso ancora suonare è questo, perché suona praticamente Eh da già, solo, devo solo schiacciare i nonostante tasti. che usi terminologie renziane, ci farà lezioni Sì, di si è storia di rottamato da solo. canzone francese, anche belga, perché ho capito per la prima volta nella mia Il vita papà era che si belga, dice Brassens. Brassens, No, non Brassens, no, Brassens. Vi Brassens. assicuro, è proprio così. Brassens, un nome di Pubblicità, origine dai, fiammina. andiamo, facciamo reclame, allora dico. alla reclame. Sì, perché Manna se si dice reclame. Brassens, pure reclame. Manna reclame, va. Il giullare a corte arrivò e innanzi al re il flauto suonò. Non appena l'incanto finì, il re un blasone gli offrì. Sire vivo per la strada, se accettassi la contrada, non potrebbe capire perché io mi fregio del dono di un re. E son certo direbbe così, anche il nostro giullare tradì. La dimora in cui vivo, ahimè, diverrebbe indegna di me. La chiesetta in cui pregherò, la troverei spoglia, lo so. Vorrò per le mie preghiere grandi cattedrali austere, dove un vescovo messa dirà e il Te Deum per me canterà. Ma in contrada diranno così, anche il nostro giullare tradì. So già che mi vergognerò del padre che mi generò, gli avi miei saranno un tabù, non essendo di sangue blu. Vorrò in genealogia tutta l'aristocrazia e per darmi un tono si sa non mi basterebbe più il là, ma in contrada diranno così, anche il nostro giullare tradì. So già che non sposerò più la mia adorata Mariù. Il mio nome dar non potrò a una qualunque Margot. Vorrò avere per compagna una nobile di Spagna e per darmi un tono si sa non mi basterebbe più il là, ma in contrada diranno così, anche il nostro giullare tradì. Il giullare allora attirò, la sua riverenza e lasciò dietro sé la corte, il re, ricchezze, blasoni e lacchè, e tornò nella contrada a cantare per la strada col suo flauto per chi non avrà
mai un quarto di nobiltà, ma incontrato ormai cantan così, il giullare mai ci tradì. Sì che glielo facciamo, che spettacolo! È bella! Questa è una di quelle nuove che non facevi, sì, allora. Sono quelle nuove, sono quelle che stanno sui due CD che ho appena fatto, che accompagnano il libro, certo, che sono allegati al libro che tu hai. Presenteremo è un libro di 180 pagine con appunto una centinaia di traduzioni, con due CD nuovissimi, con 40 nuove canzoni registrate. E ci vuoi dire, come è andata, io non mi ricordo neanche più, come è andata l'amicizia con George? È andata semplicemente così, quando fui chiamato dalla Bel Disc, che era anche la casa discografica di Fabrizio, sì. Capito? Mi dissero, vorremmo che tu, ma dissi, io non faccio nessuna canzone di Brassens senza il suo assenso, cioè voglio che lui sappia cosa canto e se è d'accordo e mi dà l'autorizzazione, io lo faccio. Per cui andai in Francia, gli portai le canzoni, gliele feci sentire. Pensate che lui non disse, mi fece i complimenti, ma dice, sei giusto, va bene, la metrica, hai rispettato tutto. E dette sotto banco le canzoni al Goethe-Institut perché ne facesse, le giudicasse. Dopodiché io venni in Italia, ricevo una lettera di Brassens che è sul libro, in cui era entusiasta delle mie traduzioni, diceva, ha smentito il detto traduttore, traditore, eccetera, e poi ricevetti l'invito per andare a vedere uno spettacolo a Bobineau. Andai a Bobineau e lì nacque una, lui mi invitò a cena, eccetera, poi pensate, con un privilegio rarissimo, siccome non avevo niente da fare, mi portò con sé in tournée per stare in mia compagnia, Dio, per cui viaggiavamo insieme in macchina nella sua DS. E poi da allora ho fatto parte di questo cerchio. Sei sopravvissuto alla pipa? Di questo cerchio magico. No, quella era la cosa terribile. Immagino. Questo cerchio magico dove l'ultimo. No, aspetta, tranne, avete aperto la parentesi pipa, la voglio sapere meglio. In che senso era terribile? Era un grandissimo fumatore di pipa. Questo ho capito, ma in che senso terribile? No, perché aveva sempre la pipa in bocca e quindi arrivava una puzza continua. Sì, no, ma era un tabacco anche. Avrà senso, sì, non puzza, però. No, Brassens non puzza, non si può dire. Non si può dire che l'ultimo puzza. Rappresentante di questo cerchio ristretto, di cui c'è questo cerchio magico, era Piero Anteniente, detto Gibraltar, che è morto due mesi fa, e al quale ho fatto appena in tempo dedicare il libro, il mio libro, che è appunto La cattiva erba. Sì. Cosa devo dire? Devo dire che grazie a lui ho incontrato e ho cenato con Brel. Ho cenato con, pensate, Penet, disegnatore dei famosi, certo, Innamorati, certo, eccetera, e ho cenato con altre persone, eccetera, con Lino Venturai, eccetera, che facevano parte dei suoi amici. E poi da allora, per ogni suo spettacolo, fui quello invitato. Quello che noi chiamavamo Lino Ventura, io ci ho capito dopo. Sì. Lino Ventura, giustamente. Sì, Lino, un mito. E da allora ho vinto tutti i suoi spettacoli, sono stato invitato, e la cosa bella è che in camerino, due ore prima dello spettacolo, la persona era un pignolo, cambiava tutti i giorni le corde della chitarra, eccetera. Tutti i giorni le corde della chitarra? Tutti i giorni. Io l'ho cambiata oggi, sono impazzito. Tutti i giorni. Noiosissimo. Si metteva lì e poi le tirava con la mano, insomma, sì. Andava con delle chitarre, andava con delle corde nuove in scena. E poi ogni tanto cantavamo insieme le mie traduzioni in italiano, perché mamma, siccome mia, la mamma di Brassens si chiamava Elvira Dragosa, era napoletana, lui rimpiangeva di non aver imparato l'italiano quando era bambino ed era appassionato da questa lingua, allora gli mandai anche, quando uscirono, tutta la famosa collezione di Murolo, gli mandai tutte le canzoni, certo, napoletane italiane. Beh, lui era un po' basso e accompagnamento insieme alla Murolo, chitarra semplice, minimale, ma preziosa. Ma ha sempre suonato con questo suo grande bassista, che era appunto Pier Nicolà, che l'ho accompagnato per tutta la vita, e quindi sentire qualcosa di quelle proprio che qualcuno, magari qualcuno la conosce, qualcuno di quelle vecchie famosissime. Ma quelle vecchie famosissime, il Testamento, la Repubblica. Faccio sentire una che ho inciso alcuni anni fa e che è una delle più belle canzoni d'amore che abbia scritto. Di grazia mica non puntiamo,
contro Cupido la sua freccia, a mo' di sfregio, chi fra gli amanti ci provò, ben duramente poi pagò il sacrilegio. Ho il grande onore di non chieder la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Non lucchettiamo i nostri cuori e si saranno prigionieri su parola. Al diavolo le donne che cucinano l'amore per me in casseruola. Ho il grande onore di non chieder la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Venere è vecchia di già e cede alla banalità trita e ritrita. Non è certamente da me spogliare in un consommé la margherita. Ho il grande onore di non chieder la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Non voglio né filtri né infusi, se sono ispirati dai libri bell'artusi. L'inchiostro d'amor svanirà se per ricopiare ricette tu lo usi. Ho il grande onore di non chieder la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Amica, resisti all'invito di fare col frutto proibito confettura. Non cuocer la mela per noi, perché perderà tutti i suoi gusti natura. Ho il grande onore di non chiedere la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Assaia, io non ti vorrò, e da ogni menage io perciò già ti dispenso, perché alla mia donna amata, come un'eterna fidanzata, io sempre penso. Ho il grande onore di non chieder la tua mano, non apponiamo firme in calce al nostro amor. Vabbè. Ti creiamo tutto un clima, sì. Sembra di essere di 40 anni di botto proprio. Beppe Chierici con noi questa sera. Voglio dire una cosa. Raccontiamo qualcosa sul libro anche. Per acquistare il libro. Sì. Siccome l'hai fatto tu con i tuoi amici, non sei andato da un grande editore, te ne sei strafregato. Ti voglio raccontare un aneddoto che è vero. È pieno di disegni bellissimi. Questo libro, che io ho messo da parte un po' di soldi per evitare a mia moglie, il giorno che non ci fossi più, di trovare i soldi per il mio funerale, eccetera, perché viviamo della mia pensione, eccetera. E siccome non riuscivo a finire questo libro, eccetera, sono andato a prendere i soldi dicendo: qualcuno quando sarò morto ci penserà a mettermi da qualche parte, e li ho spesi per fare il libro. Un pezzo di Brassens anche questo. Allora, tramite PayPal. Sì, tramite PayPal. Basta cliccare su www.beppechierici.it. Clicca su www.beppechierici.it. È il mio sito, e lì troverete tutte le indicazioni per pagarlo tramite PayPal oppure bonifico bancario. E ci sono per bonifico bancario. Trovate anche su PayPal tutti i dati per il bonifico bancario, compreso l'IVA. Io che ce l'ho a casa, adesso andiamo a prenderlo, vi dico che è un libro enorme, quante sono? Un centinaio?
Sono centinaio di canzoni, sono 180 pagine a colori. Anche solo questo, poter leggere 100 canzoni in francese, se volete ve le cantate. C'è la versione francese. In francese e in italiano. E poi ci sono i disegni di un bravissimo artista, sono bellissimi quei disegni. Sì, si chiama Dario Fagella e ci tengo molto Dario a dirlo. Fagella, sì. Perché è stata proprio una mia scoperta di cui sono molto fiero, e Dario Fagella prepara grandi cose per il futuro, per sé, perché... È un bravissimo grafico, artista, cioè un grafico, è un disegnatore meraviglioso, un illustratore, ed è un poeta, e spero che faccia una bella strada, una bella carriera. Oggi lo pagando nella biografia di Beppe Chierici, insomma, in generale. L'anno scorso è come ti giri un attimo, escono fuori nomi importanti, da Tornatore a Comencini, a Lizzani, a Daniele Lucchetti, persino Buster Keaton esce fuori, perché Beppe Chierici ha doppiato alcuni i nove film trovati di Buster Keaton. E pensate che quando fui chiamato, credevo fosse uno scherzo, non ci credevo, perché quando li furono trovati questi film c'era mezzo doppiaggio italiano che si era proposto per dare la voce, perché era una cosa incredibile. Chiunque vorrebbe. Fecero una cosa si facevano a quei tempi, non c'erano forse meno raccomandazioni, Chi voleva si presentava, faceva un piccolo anello, davano un numero e poi la RAI, che doveva metterla in onda, avrebbe scelto la voce sul numero. Per cui io non so più se era il numero 180, non mi ricordo, ma so che ero dopo 150. E non volevo farlo, e fu un amico caro che mi disse: ma no, ma fallo, lo fanno tutti, fallo anche tu. Allora io vidi questo attore e dico: ma non c'è niente da aggiungere. È così perfetto che cerco soltanto di dire le cose col tono con cui le dice lui. Ho pensato questo e poi me ne sono andato dicendo: ma mi ha divertito la cosa. Dopo 6 mesi ricevo queste telefonate e credo fosse uno scherzo, dico: sì, buonanotte. E invece no, era vero. E allora andai a fare... Che colpo di culo. Come di culo? Ma tu sei il solito rosicone, invidioso. No, ma non c'è culo. È proprio una cosa finalmente meritocratica. Sono i regali della vita. Io trovo che la vita... Te li meriti. La vita mi ha regalato talmente tante cose che se fossi anche ricco sarebbe troppo. Il nostro dispiacere della gente come me, perché non ci sia più Duilio. Perché sennò saremmo ancora un trio della Madonna. Avremmo fatto scintille. A Roma avremmo buttato giù proprio il Colosseo, guarda. Duilio era un altro come Beppe, veramente, che sembrava davvero immortale, grande, grosso, forte, viaggiatore, folle, entusiasta, colto e tutto quanto. Ci è mancato moltissimo. Lui, Beppe, non ama stare a Roma, per cui si è rifugiato in una casa in campagna in Umbria. Su un piccolo, proprio un nido d'aquila, anche se la parola non mi piace, perché apparteneva a Adolfino, ma insomma è proprio così, su un bricco. C'è questo villaggio di 35 abitanti, e uno dei 35 abitanti sono io. Per le ultime 30 secondi, se venite all'Arciliuto alle 9:30, lo vedete dal vivo e lo sentite ancora cantare, vi aspetto là. Grazie Beppe Chierici, grazie mille. Grazie a voi. Rodeo torna domani dalle 18:30 alle 20:30. Siamo sempre qua con Teotoro, tutto il resto, e con ancora nelle orecchie la musica di Beppe Chierici. Ciao, a domani. Ciao. Rigorosamente proibito ai minori di anni 40 dovrebbe essere questa sottomarca di sport equestre, il rodeo. Questa rischia di spaccarsi la testa ai blue jeans.